Oggi prepariamo insieme la carbonara di tonno. Padella, versiamo dell'olio, lo facciamo riscaldare, appena è caldo versiamo 6 alici, aggiungiamo i 200 g della tartare di tonno, facciamo rosolare un pochino, poi aggiungiamo del brandy e del succo di limone, alla fine aggiungiamo anche la buccia di 1-2 limoni non trattati. Nel frattempo avremo fatto bollire dell'acqua salata. Tuffiamo i 320 g di spaghetti, questa ricetta è per 4 persone. Una volta portato a cottura gli spaghetti, li scoliamo e li facciamo saltare nella padella insieme alla tartare di tonno preparata precedentemente. Aggiungiamo anche qualche cucchiaio di acqua di cottura. A questo punto io ho assaggiato per vedere se è abbastanza saporito. Fate però attenzione perché con le alici dovete assaggiare per capire se va aggiunto un po' di sale o meno. Il tocco finale è una grattugiata di buccia di limone, un po' di prezzemolo e la nostra carbonara è pronta da servire in tavola.